Namaste, io sono Ace Brave, bentornati ad un altro episodio di Enter the Gungeon. Enter the Gungeon. Bello il filmatino che c'è lì in questo momento, magari mi spiega anche qualcosa prima di andare di qua. Andiamo pure. Una statua dedicata a un grande proiettile. Questa è perché siamo arrivati fino alla forgia e effettivamente ci mostra i quattro pezzi, di cui il primo e il secondo sappiamo anche come trovarli, il terzo e il quarto non ancora, anche se più o meno credo di aver capito. Vediamo pure di andare nel negozio, visto che nella scorsa run abbiamo fatto un casino di roba. Ci compriamo la spezia Spice. Non so se effettivamente è la spezia di... sembra tanto dal colore la spezia di Dune. E il raggio congelante. Abbiamo sbloccato queste due robe grazie per il supporto. Il mio braccio è rimasto incastrato tra le pareti smuoventi delle zone basse. A quanto pare c'è anche il foglietto in faccia, che così si vede una faccia. Qui abbiamo finito di acquistare tutto. Non possiamo acquistare niente di qua. Ci sono un po' di sigarette, 11. Possiamo usarli magari da questa parte per comprare uno di questi. Pistola pestilente, stivali insettoidi, spugna. Prendiamo la spugna. Vediamo un po' se la riusciremo a trovare. Vediamo di fare la nostra run a raggio congelante. Spugna. E abbiamo la nostra personaggina, la nostra cacciatrice. Vediamo un po' come me la cavo con lei. La scorsa run, se ve la siete persa, andatevela a vedere perché dura più di un'ora. Vi dico solo questo. Andiamo pure giù con le nostre due armi principali. Vediamo un po' con questa situazione qua cosa riusciamo a combinare. Facciamo un solito... bella esplorazione. Abbassiamo anche il volume nelle mie cuffie così non mi distruggo. Quello lì era quasi il danno di fortuna iniziale. Ok, perfetto. Se ho un pochino più di mira possiamo bisciottarli questi, ottimo. E questo ci viene dato un pochino di... ci dà un pochino di respiro. Lo facciamo così? C'è ancora un uccellino da qualche parte. Qua possiamo one shottare questi. Questo uccellino spara pure, adesso lo becco io. Ottimo. Mi ha quasi beccato l'esplosione fotonica. E c'è ancora qualcuno qua. E vediamo di non sprecare colpi intanto. Andiamo pure avanti e esploriamo il primo piano, che ormai comincia ad essere relativamente facile, stavo dicendo. E mentre lo dico, purtroppo rischio la vita sempre. E vediamo un attimo di andare prima giù. Tra l'altro io continuo a aspettare i vostri commenti con i vostri consigli. Sono fantastici il fatto che abbiamo creato questo tipo di rapporto così con chi conosce il gioco, che mi dà qualche piccolo spoiler senza spoilerare troppo, mi dà qualche consiglio per potermi godere la run al meglio. E pian pianino ci avviciniamo al completamento. Quindi il nostro obiettivo in questo momento è sconfiggere il drago alla fine. Arrivare e sconfiggere il drago alla fine. Qua giusto per... con lei, con la cacciatrice è un po' più difficile trovare le stanze segrete, a meno che non me le trovi il cane, ma dubito che il cane... serva a quello. Mi fa tante altre robe, ma questa mi sa proprio di no. Facciamo così, tranquilli tranquilli. Perfetto, c'è ancora qualcuno? Sì. Qua basta un colpo per ciascuno. Questo si spara da solo. Andiamo pure di qua. Ancora niente negozio. Ah, quelli sono one shotabili con la balestra. Ottimo a sapersi. Buono a sapersi. Vediamo pure andare giù di qua. Il cane non mi sta trovando ancora niente, ma perché non credo neanche di aver bisogno di niente in questo momento, perché siamo ancora all'inizio. Ok. E qua c'è il negozio. Ok, il primo negozio contiene il fucile da tavolo. Ok. E la corona di morte, che mi fa molto... cioè, la prenderei molto volentieri. Solo perché è bella da vedere. Poi vediamo se è anche utile e in caso roviniamo la run prendendola a meno. Costa 45, quindi se riusciamo ad avere qualche soldino in più quasi quasi proverei a farlo. Sembra un oggetto... beh, in realtà è indifferente perché non abbiamo oggetti attivi con la cacciatrice. Vediamo pure andare su di qua. Bisogna magari di... ah, ok, sono spiombati tantissimi altri soldi, quindi siamo a 90.
Quindi una delle cose che può succedere è che il premio della stanza sono altri soldi in più. Siamo passati tantissimi soldi adesso. Ok, quindi credo mi invitino a comprare altra roba. Non volevo usare gli obliteratori. Vabbè, se sei da solo ti posso attaccare. Hai la K? Ce l'ho anch'io la K, maledetto. Ok, vediamo pure. No, in realtà non ho la K, ma è sempre bello dirlo. E di qua dovrebbe esserci l'altra cassa. Io ho una chiave sola, però abbiamo finito l'esplorazione del piano. Ok, allora andiamo a comprare questa corona. Corona, inchinatevi tutti, ok. È una pistola proprio. Spara rapidamente in tutte le direzioni. Questa massiccia corona è simbolo di dominazione su tutti i proiettili. Oh mio Dio. Quindi è proprio un tipo di arma. Come spara? Spara dappertutto in continuazione. Bene. Non mi ricordo mai, è meglio questa o è meglio... Credo sia meglio la blu della verde. Dov'era la verde, tra l'altro? Qua sotto. La verde ha... No, mi sa che è meglio la verde della blu. Dai, oggi ho voglia di verde. Mi viene data una pistola che già conosciamo, il fucile Oblio, che è una delle tante armi della brigata Oblio. E vediamo pure di andare allora contro il boss. Magari questa la distruggiamo a questo punto, così prendiamo questa che è roba inutilizzabile. Con 51 potrei anche andare a comprare il fucile da tavolo. Giusto perché non l'ho mai preso, lo comprerei. Oppure possiamo comprare una chiave. Compriamo una chiave e andiamo ad usarla. Devo trovare l'altra cassa che era... Ah no, l'ho distrutta. Vabbè, ho preso la cosa per il prossimo livello. Andiamo contro il primo boss? Vediamo quanto spazio occupa. Sono i... Dovrebbe essere abbastanza facile, si spera. L'unica è che non ho tanta gittata in questa maniera. Tu no. Facciamo così. Se riusciamo a starli molto lontani. Ah, mi ha beccato, ma mi ero mosso mezzo secondo dopo, neanche mezzo secondo dopo. Ok, ce l'abbiamo fatta a sconfiggerlo, però ci siamo presi il danno, quindi niente HP in più. E niente anche di questi, però tanti soldi stanno arrivando. E abbiamo la spezia. Cubo di energia. Cosa ci dà il cubo di energia? Aumenta l'audacia in combattimento senza alcun effetto negativo. Un potente droga che migliora notevolmente l'abilità con le armi, proviene dai confini della galassia, dà molta dipendenza ed è costosissima. E ha a che fare appunto con... Allora è una citazione sì di Doom. Il cane si è bloccato là. Il cane si era bloccato lì. Potrei andare a visitare di nuovo il negozio e ci prendiamo... Ah no, possiamo prendere il... Con così tanti soldi possiamo prendere... a parte che possiamo andare giù qua e fargli riparare l'ascensore, ma possiamo prendere l'innesco supremo e provare a portarlo alla forgia. Potrebbe essere la missione per questa run qui. Aspettiamo che vada giù e facciamo un attimo un giro qua sotto. Mi servono 120 e 3 chiavi. Ok, potrei anche farlo. E la spezia ce la teniamo come possibilità. Si sono esplosi tutti insieme, perfetto, andiamo pure su. Questa la saltiamo diretti. Non riesco a capire se la spezia è un oggetto che si usa una volta sola, credo di sì, oppure infinite. Questo credo si usi una volta sola perché non c'è una barra a fianco.
però non mi ricordo mai se appare dopo oppure rimane solo una volta. Vabbè, lo useremo contro il boss, quindi così siamo sicuri. Questa è la pistola, il revolver di Shades, che è uno dei fratelli con cui abbiamo a che fare, i fratelli del primo schema. Sembra un'arma abbastanza semplice. Teniamoci il fucile Oblion come arma primaria. Qua è finito. Cos'hai trovato, cane? Cos'hai trovato? Stavo trovando qualcosa e ho smesso di trovare? O forse mi ha dato dei soldi? Allora, corda per la fuga, amuleto d'oro e gli stivali pesanti. Non sono gli stivali del carmagliere, però. Allora, compriamo l'innesco supremo. Adesso vediamo se possiamo comprare qualcos'altro. Intanto io ho delle zanzare che mi stanno cercando di uccidere. Tra l'altro, parlando un attimo fuori dalla run, ho delle caviglie enormi in questo periodo qua, perché sono stato 5 minuti fuori con il cane in un'area cani. Di solito esco sempre col cane e gli porto a fare il giro. Sakura gli piace fare tutti quanti i giretti. Sono passato in un'area cani e in... Au, questa è una zanzara che mi ha appunto... mi ha anche fatto molto male sulla schiena. Mi hanno devastato le gambe e mi sono venute delle gambe enormi. Credo mi abbia appunto anche un ragno, tra l'altro. Quindi se comincerò a... se mi vedrete insomma nella vostra città a proteggere il quartiere vestito da in rosso e blu, probabilmente è colpa di questo incidente di questi giorni passati. Però vediamo anche di non diventarlo. Ok, qua abbiamo finito. Sì, allora andiamo avanti da questa parte. La gittata è un po' piccolina, però tipo maledetti. Sparate appena spawnati voi. Però anche così per proteggere questa zona potrebbe anche andar bene. Faccio la mia protezione mega galattica. No, muori. Prima o poi li colpirò. Che rischio! Ho tirato un rischio incredibile, ma ce l'ho fatta. Andiamo pure giù. Anche questo è andato. No, niente, queste zanzare mi stanno devastando, quindi... Ah, dovrò mettere in pausa la run, mi sa. Se non muoio prima, vorrei evitare di morire. Teniamo questa. Qua apriamo anche la scorciatoia e andiamo di qua. Ah, di qua c'è la stanza speciale, quindi non mi interessa. Proviamo ad andare qua sopra. E di qua c'è il boss. Abbiamo finito? Abbiamo finito. Non abbiamo aperto nessuna delle due strade delle due casse. Qui sotto c'è una chiave, che il cane mi ha trovato, quindi potrei aprire una delle due casse. Apriamo questa blu. Mi viene dato il crepaccio, che è una arma che ghiaccia i nemici, se non mi ricordo male. E questa la distruggiamo? Oppure compriamo una chiave? Compriamo una chiave al negozio. No, compriamo gli stivali pesanti. Baricentro basso, e tra l'altro sinergizza con qualcosa, con l'assetto di ferro. Quindi mi dà più colpi qua? 120 vedo scritto. Allora vediamo subito qual è la sinergia. Consentono al gangionista di restare ancorato al terreno anche quando in balia di una forza travolgente. Ok. E con questo fa una sinergia che adesso vediamo qual è. Ho finito i soldi, quindi possiamo pure uscire. Sparo più lontano e più veloce, sembra, che è esattamente quello di cui avevo bisogno. Quindi andiamo contro il boss. Peccato che non abbia colpi a disposizione. Quindi prendiamo questo. Proviamo a usare il crepaccio e andiamo contro il
Vediamo questo prima che se lo mangi. Devo cambiare arma. Ah, m'ha colpito. Maledettissimo. Ho cercato di evitare il più possibile, ma m'ha colpito almeno una volta. Tra l'altro ho 3000 colpi su questa cosa. E questo è la benda per occhio. Colpisci di meno, ma colpisci più forte. Quindi manco più sono ancora meno preciso. Aumenta il danno riducendo però la precisione. Ok. Buono sapersi, andiamo pure giù. Andiamo pure giù al prossimo piano, abbiamo 4 cuori e un'armatura. Vediamo che cosa troviamo al terzo piano. Tra l'altro abbiamo anche l'innesco supremo. Conviene che usiamo questa come arma? No, non conviene. Tra l'altro la spezia è andata, perché l'abbiamo usata per quella situazione lì e ci ha liberato dell'arma conda, ma finisce là. Quanto agitata hai tu? Agitata infinita? Ah. Ciao armatura, è stato bello averti per 5 minuti. Ok, l'abbiamo colpito. L'abbiamo colpito e affondato. Andiamo di qua. Qua c'è questo che è facile facile. Vediamo magari di tenere un po' più premuto, così posso gestire meglio la cosa. Ah, saltato incontro, ma non basta. Ok, 2 colpi. Questa è nostra. Là sotto non posso andare, allora andiamo qua sopra. Non ti lascio il tempo neanche di sparare. Perfetto, andiamo di qua. C'è qualcosa qua sotto? Ops. Ok, questa stanza l'abbiamo vista uguale identica. No, ho fatto tutto sto casino e poi alla fine mi faccio del male così. Qui c'è questo, qua sotto c'è qualcos'altro, perché c'è la tipa che non posso ancora liberare. Questa non l'ho mai vista, bello. Vediamo pure come possiamo giostrarcela. Qua c'è la stanza speciale che mi potrebbe, poi sì, visto che stiamo facendo una run del genere, possiamo anche prendere il secondo pezzo, se mi ricordo come si fa. Si va su questo e si cerca questo, perché sono pirla. Doppio pirla. Triplo pirla. Oh, Ace, allora. Allora, con calma. Qui. Questo ruota davanti così, quindi io faccio così. E qua. Ok. Tu vai su. E vai di qua. Tu vai di qua e tu dovresti parcheggiare davanti. Ok. E questo mi dà questo. Polvere arcana dal profondo. E tu prendi questo, quindi con questo riesci a tornare indietro. Giusto? Esatto. Ottimo. Abbiamo preso anche il secondo pezzo. Per costruire l'arma che può uccidere il passato. Non abbiamo ancora il chiavone, ma adesso lo andiamo a cercare. Apriamo questa. C'è un metronomo, di bene in meglio. A ogni uccisione migliora progressivamente l'arma equipaggiata. Se subisci danni o cambi arma, il bonus viene azzerato. Ottimo, quindi dà il bonus man mano che facciamo uccisioni consecutive. Quindi teniamo pure quest'arma qua.
Ah, perché ho cambiato arma. E c'è la nota che appare sopra di noi. Però se ricarico continuo ad avere il bonus. Quindi questo beneficia armi che hanno tantissime munizioni, tipo quella che colpisce ovunque. Tu morirai con dolore. Adesso esplode. Giusto, giusto. Aspettiamo che lui faccia il suo decorso. Ha! Ha! Questo me lo prendo io. Avrei bisogno di qualcosina di energia. Qui non possiamo far niente. C'era un negozio da qualche parte. Non ancora, non l'ho trovato. Quindi andiamo pure giù di qua. Vediamo che cosa succede se vado da questa parte. Ah, aiuto! Permesso. Usiamo un altro... Usiamo questo? Bene. Abbiamo finito, andiamo pure di qua. Qualcuno? Possiamo ricaricare un'arma. Possiamo ricaricare il fucile oblio? Metà del fucile oblio di là non possiamo andare, lo andiamo su. Non male come combinazione questa. Ah, lui si spara da solo, maledetto. È vero. Però abbiamo recuperato un po' d'armatura. Eccoti di nuovo, ciao. Niente interessante, però possiamo magari vendere qualcosa? Possiamo vendere qualcosa? Di cosa possiamo liberarci? Della balestra? Dai, liberiamoci dalla balestra. In cambio di un po' di soldi. Compriamo la corazza. Compriamo questo e diamo via... Il crepaccio? Andiamo via il crepaccio. In cambio di tanti soldini e... Ah, ce ne mancano due per una chiave, giusto. E... Però abbiamo ancora una zona da esplorare, quindi andiamo pure di là. Forse ho fatto male dare via il crepaccio, però il fucile oblio direi che è un ottimo... Un'ottima arma potenziata in questo momento. Qua dovrebbe esserci la sala del boss e basta, ok. Abbiamo finito l'esplorazione di tutto? Perché non mi hanno dato la chiavona ancora? È vero, mi mancherebbe la chiavona. Cosa fa tra l'altro se dovessi usare questa? Componente per proiettili. Forse non posso usarla e basta. Vabbè, compriamo un cuore e andiamo ad affrontare il boss. Lo affrontiamo con cosa? Allora, ci mettiamo questa come arma primaria e questa come secondaria. Vediamo cos'è. Ok, quindi andiamo così. Ah! Faccio fregare come un ciccio pasticcio. Questo dietro, maledetto. Finito di sparare. Spara in continuazione. Questo.
È che ti manca un colpo, maledetto. Mancava un colpo anche a me. Che fatica, ragazzi. Comunque siamo riusciti a prendere questo. Ci prendiamo questo, questo e questo. E questo è il Moonscraper? Sì, il Grattaluna. Ok. Allora, con la chiavona speciale andiamo qua sotto. Eccolo qua. Così possiamo liberare la tizia. È un, almeno un passo in avanti l'abbiamo fatta in questa maniera. È passato un bel po' dall'ultima volta che ho visto qualcuno qua giù. Bene. Grazie mille per avermi fatto uscire da questo posto così deprimente. Appena avrò recuperato un po' di forza dovrei riuscire ad aiutarti. Di sicuro ci rivedremo presto. Grazie. Detto questo, non abbiamo nient'altro da fare, quindi andiamo pure giù. Via. Quindi abbiamo due pezzi del, per costruire il proiettilone. Vediamo se riusciamo ad arrivare. Bisogna completare questo livello e poi giostrarci bene nella forza. Quindi adesso siamo al momento cruciale. Vediamo un po' come ce la caviamo col Grattaluna. Stavo dicendo un momento cruciale. Un momento cruciale che mi ha permesso di distruggermi la vita da solo. Prendiamo, usiamo questo. Usiamo questa come arma. Se dovessi trovare una ricarica sarebbe utile per il fucile, perché ho un colpo solo. E come pensate che faccia andare in giro però se mi sparate così? Ok. Un po' di energia per noi. Permesso. Ok, qua andiamo giù. Quindi qua viene premiato il non cambiare arma. A questo punto teniamo questa il più possibile. Ah. Chiave per noi, attenzione con 2 di energia. Perché ruotano sti maledetti? Dove sei? Ok, infiniti colpi anche di questa. Se mi toccano sono morto. Questa è la stanza speciale che non so esattamente come funziona, ma mi ricordo che ha a che fare con... Tra l'altro il Grattaluna in realtà è interessantissimo per trovare le stanze segrete. Ha a che fare con... Se avessi un'arma che spande per terra mi avete detto di usarla qua. Ho fatto male a dar via allora il... l'altro fucile che avevo, perché adesso non ho più niente per poter combattere. Vabbè, mettiamoci questa come arma principale. Proviamola. Ok. Manna dal cielo. Manna dal cielo. Di qua cosa c'è? Ah, c'è il re. Siamo fermamente convinti che mai riuscirai a completare la prossima stanza usando solamente l'oggetto denominato Derringer. Se dimostrerai, se dimostrai che siamo in errore, ti ricompenserò lautamente. Per accettare la nostra regale proposta di scommessa ti chiediamo soltanto una ragionevole cauzione di 22 e ti restituiremo solo se riuscirai nell'impresa. Accetto la sfida? Ho trasegnato sulla tua mappa la stanza della regal contesa. Dimostra il tuo valore. Intanto mi ha dato la Derringer, più che altro, che è una pistoletta del cavolo.
E la prossima stanza è segnata qua da qualche parte? Ah, ok, quella stanza là sopra. Magari se avessi qualcosina in più di energia, potrebbe essere. Intanto vediamo di andare con questa e poi vediamo di fare l'altra stanza non appena... Se abbiamo qualcosina in più. Tamburro, le sigarette e il proiettile. Costa tutto troppo. Andiamo su. Maghetto del cacchio. Ok, teniamo questo come arma principale e in caso... sì. Lo strapazzatore. Questo lancia uova. Va bene. Niente, dobbiamo per forza andare di là. Sì. Però per arrivarci dobbiamo fare il giro un po' largo. Facciamo il giro qua sopra, teniamoci allora la Derringer come ci è stato detto. Vediamo se riusciamo a fare questa impresa. Sì, è questa stanza, ok. Neanche, Madonna, stavo premendo B, però è stato un attimino troppo tardi. Peccato, peccato, però abbiamo fatto qualcosina di nuovo, ovvero abbiamo sbloccato una tipa. Abbiamo sbloccato qualche arma nuova, ci vediamo quindi alla prossima run. Speriamo di fare qualcosa di meglio. Io sono Mr. Brave. Namaste, be brave.